Allora, anche la Chiesa, inaspettatamente, inopinatamente, giustamente, non lo so, adesso vedremo cosa ne pensano i nostri ospiti, si è pronunciata sull'argomento. La cosa ha lasciato perplessi alcuni, altri no, ritengono che sia stata una cosa opportuna e corretta. Sentiamo il contributo, diamo il contributo. Quello che mi preoccupa è un altro, e cioè che partiti o formazioni politiche che hanno sempre lavorato diversamente, che hanno sempre pensato diversamente, ora stiano temendo di perdere voti per questo. Questo è pericolosissimo, cioè fare politica unicamente per rincorrere il successo vuol dire non fare politica, vuol dire fare soltanto il proprio interesse. La Chiesa, con Monsignor Galantino, segretario dei Vescovi Italiani, critica il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord. Difende con forza la legge sul diritto di cittadinanza ai bambini stranieri nati in Italia. La replica del Carroccio, prima Calderoli, che invita la Chiesa a pensare ai disoccupati e ai poveri, quindi interviene Salvini. Di questo il Parlamento si deve occupare, di ridurre le tasse, di aiutare le famiglie italiane a mettere al mondo dei figli, non di regalare cittadinanze a centinaia di migliaia di immigrati come qualcuno vorrebbe. Chi vuole questo evidentemente è perché ci guadagna da questa immigrazione fuori controllo e da queste cittadinanze regalate come al Luna Park. Forza Italia parla di legge sbagliata nel metodo, nel merito e nella tempistica. Sui tempi dell'approvazione dubbi anche d'Alternativa Popolare, che comunque la voterà. Il PD critica i 5 Stelle, si sono schiacciati sulle posizioni della Lega, come le destre più radicali. La legge è un atto di civiltà. Oggi, ricordano i Dem, in tutte le classi scolastiche ci sono bambini stranieri che studiano l'italiano e poi l'integrazione favorisce la sicurezza. Stiamo parlando di bambini. E ci chiediamo perché bambini nati qua, che conoscono l'italiano, non debbano avere gli stessi diritti dei nostri figli. Per questo avanti con lo Ius Soli, avanti con gli impegni a sostegno del governo Gentiloni, a iniziare da una legge di bilancio che sostenga ulteriormente la crescita e l'occupazione. Il presidente del Senato Pietro Grasso ha stigmatizzato le parole della Lega contro Monsignor Galantino. La CEI si è sempre distinta nella difesa dei deboli. Allora, mi viene in mente Galina Albertone quando parlava di deboli. Cesare, secondo Albertone, lei l'integrazione una roba a drammatica. cui, allora, tanto cosa ne pensa di questo pronunciamento della Chiesa? E poi se Ma guardi, vorrei. la Chiesa dovrebbe vedere, e qui in Italia abbiamo sovvertito un dogma che c'era per cui si è anche lottato, cioè libera Chiesa in libero Stato. Stiamo arrivando al fatto che dovrebbe esserci un libero Stato in questa liberissima Chiesa. Cioè la Chiesa in Italia parla di tutto e del contrario di tutto. Non si limitano a fare i pastori d'anime, ma vanno in... No, no, so cosa stavi dicendo, Castagna. Vanno in parterre dove c'è una... dove la caratterizzazione politica è estrema e assoluta, e lì parlano di come noi dovremmo comportarci. Cioè i preti sono sempre stati abituati a dire a me, loro che hanno fatto il voto di castità, quando dovevo avere rapporti sessuali, se prima o dopo il matrimonio, capisci? Parlano di ius soli quando, se tu nasci in Vaticano, se io porto mia moglie a partorire in Vaticano, non, mio figlio non diventa cittadino vaticano neanche con il prossimo Messia, capisci? Questa è la realtà. Cioè Gesù Cristo diceva in un aspetto del Vangelo: fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. Quando sento parlare Galantino, è forse una mia deformazione mentale, mi viene in mente il cardinal Bertone, il quale si dice abbia ristrutturato un attico da 13 milioni di euro con i soldi dati dalle donazioni per l'ospedale Bambin Gesù. Non è vero, però un po' di soldi poi li ha ridati indietro. Che pensassero i problemi loro, non a pensare ai problemi di noi italiani. Che pensassero, buttano giù i muri. Perché non buttano giù i muri leonini che circondano la città del Vaticano e accolgono loro tutti questi migranti, danno loro la cittadinanza, lo ius soli, tutti gli ius che vogliono, e non rompono le scatole a noi. Noi ci arrangiamo, siamo un libero Stato e c'è anche una libera Chiesa, ma la libera Chiesa deve fare i pastori di anime, non i pastori di clandestini. Ci siamo Galantini stancati. È un cittadino italiano. Chi? Monsignor Galantini. Ma chi è che lo sa? Tu lo sai se è cittadino Immagino italiano? Cittadino ma italiano, non si no. sa, Penso magari è cittadino Vaticano o della Svizzera ticinese. Chi è che lo sa? Ma a me non me ne frega niente. Allora ti spiego.
ci spiego. Cioè, noi abbiamo nel 1870, il 20 settembre, mi pare, a Porta Pia, si sono fermati lì un attimo, hanno detto: attenti signori, voi fate i pastori di anime, che a fare i pastori di uomini ci pensiamo noi. Io ritengo di essere libero e di essere capace e di essere antropologicamente preparato per decidere dei miei destini, senza che un prete, un cardinale, un papa mi dica come mi devo comportare. Però condizionano. In chiesa mi comporto in un modo, nella società civile mi comporto come voglio io. Non voglio essere condizionato, Castagna. E voi comunisti, che siete adesso diventati gli amici più intimi dei preti, è una cosa che, se avessi i capelli, mi metterei le mani nei capelli. Castagna, quanto condiziona questo? Quanto può condizionare psicologicamente? Le persone che sono condizionabili, le persone che sono condizionate. Io non sono mai stato condizionato dal pensiero della Chiesa. Ma secondo lei è corretto che la Chiesa si pronunci così? Ma certo che è corretto, ma siamo una democrazia. Sono i nuovi amici. L'idea che cittadino che fa il prete di mestiere, mettiamola così, fa il prete di mestiere, non possa esprimere giudizi sul proprio paese, siamo fuori dal mondo. Il problema cos'è? Quale è il peso che ha la Chiesa sui cittadini italiani? Ma è un problema dei cittadini italiani, non della Chiesa che lo esercita. È un problema dei cittadini italiani. Siamo un paese dove per 70 anni ha governato ininterrottamente, 67, ha governato ininterrottamente un partito che faceva riferimento ovviamente a dei valori, ma non ho mai pensato che fossimo una dittatura del Vaticano, cioè ho pensato che democraticamente gli italiani sceglievano quel partito. Siamo l'unico paese al mondo civile in cui per 70 anni un unico partito ha governato, a parte la Corea del Nord e la Cina. Però è chiaro che non ho mai pensato l'Unione Sovietica un pochettino, e anche ti dimentichi posti che la madre patria, la madre riconoscere con affetto. Detto questo, non ho mai pensato che questo fosse un elemento di scarsa democrazia, perché appunto siamo democrazia. E io penso che la Chiesa, in questo caso la Conferenza dei Vescovi, abbia espresso un giudizio che è legittimo. È si può essere d'accordo o meno, ma non è il legittimo che lo esprime. Certo, no, no, vado, a meno che non pensiamo che i cittadini siano coinvolti, siano veicolati. Certo, qualcuno sì, perché il pensiero della Chiesa qualche elemento c'è, sempre meno mi pare, ma qualche elemento c'è. Non mi risulta che il Vangelo approfondisca poi temi, ecco, ci sono delle contraddizioni quali lo ius soli tra chi va in giro a vendere, a regalare i crocefissi e poi invece per carità, ma è la contraddizione che vivono loro. Alain Luciani e poi da cittadino, insomma, non voglio che si sbilanci troppo politicamente, l'avvocato, prego. Ma io concordo con Cesare, ovviamente, nel senso che la Chiesa faccia quello per cui è stata creata, no? Nel senso, diffonda il Vangelo, porti nel mondo il Vangelo. Aiuti il Vangelo non parla di leggi, non parla di 10 comandamenti. Insomma, no. Tutto ciò che è fuori dei 10 comandamenti sono interpretazioni esclusivamente personali. Questo giudizio, questo intervento, perché la siamo in democrazia, c'è da dire, ma signor Galantino, che comunque ha un ruolo istituzionale ben preciso, è stato interpretato da molti come un voler condizionare un sentiment collettivo. Le interpreta anche lei così? Quindi è un intervento politico poi sostanzialmente, perché poi si va a giocare. È chiaramente un intervento politico. Fa però sorridere vedere come oggi chi rappresenta o pensa di rappresentare la Chiesa Cattolica, secondo me non la rappresenta quel signore, e sia mandatario della verità assoluta, della parola di Cristo. Il Papa non ha mai detto questa legge va fatta, è giusta. Io non ho mai sentito, voi, ma io non ho mai sentito. Il Papa giustamente fa quello che deve fare, cioè lui ritiene che il mondo sia di tutti, che siamo tutti fratelli, io condivido il suo pensiero, però condivido anche che ci vogliono delle regole e delle leggi, certo. Perché ogni società, perché si riesca ad andare avanti, insomma, ci deve essere per forza di cose delle regole. Ci deve essere, dovrebbe chiedere il Papa o comunque questo Monsignore, la reciprocità, perché questo dice il Vangelo parla di reciprocità. Parla di tante cose, non può fermarsi e schiacciarsi solo esclusivamente su quello, perché voglio dire, da che mondo è mondo, la sinistra è anticlericale, anticristo, e tutti i paesi comunisti abbiamo visto com'è andata, cioè voglio dire, la Chiesa è stata annientata, oggi in Cina non si può neanche professare, perché in Cina c'è un regime che non ti permette, e quindi si sono disegnati una finta religione cattolica, dove addirittura è il partito che elegge il sacerdote, cioè voglio dire, siamo a sti livelli qua, quindi, no, perché è così, così, diciamoci le robe come sono. Allora, sbagli, non voglio dire, lo nomina. Lo nomina, ecco, cioè voglio dire, siamo a questi livelli, quindi
quantomeno abbia il coraggio a volte la Chiesa di criticare una certa politica di sinistra. E invece si vede spesso perché non è il Papa, non sono i vescovi tante volte, sono questi personaggi politici. Perché questo è un personaggio politico, perché che, se guardate, era nel parterre della Repubblica con tutte le sponsorizzazioni, eccetera. Io ritengo che, voglio dire, il pastore deve essere umile e deve essere in mezzo alla gente. Papa Francesco, e invece oggi in mezzo alla gente si è espresso. Oggi, non è uno scoop. Ma posso dire? Papa Francesco si è espresso su Ius Soli. Ma quello che è più eccitante, se mi concede il termine. Papa Francesco. No, non Papa Francesco, che non mi eccita particolarmente. È Castagna. Cioè i comunisti intesi come io li intendo, come comunisti, per me dai socialdemocratici in poi sono tutti comunisti. Secondo me Castagna fino a 20 anni fa si chiamava Saul, poi è nato a Damasco, sulla via di Damasco, e si è convertito. Adesso si chiama Paolo o Andrea, ma cambia poco, sempre un nome, però cattolicissimo. Adesso è schierato col capitale di Marx dietro, a difesa dei preti e dei monsignori italiani. Non tutti. Elena, è eccitante, eccitante, tutti, è un'eccitazione debilitante anche, però è veramente... È la sua difesa, perché vuoi passare a fratellone. Non ho particolare... Ma sembrava che tu avessi questa predisposizione... Quasi. Però l'enciclica di Papa Francesco. Vedi, legge le encicliche. Chi è che legge le encicliche in Italia? Castagna, i comunisti. I comunisti, ma è incredibile. No, Elena, dobbiamo mettere... Io non frequento quei luoghi. Ma tu leggi le encicliche. Io non li frequento, né la domenica, né le feste santificate. Però leggo quello che dicono. Tu leggi le encicliche. Castagna legge le encicliche. È un documento di politica economica. Questo è a livello globale. Non quello di cosa. Beh, ma lo fa a livello globale. Ma i temi globali. Ma io leggessero il manifesto. Deve essere l'evoluzione. No, ma i temi globali. Castagna è abbonato all'Osservatore Romano. Ma vi rende... No, basta digitare. No, scusa. Pensavo fosse abbonato. Pensavo... E poi gli fanno il regalo come abbonato. Gli mandano un rosario. Ha ragione a livello mondiale a porre certi temi. Ci manca. Sarebbe altro, però io ripeto, ribadisco. No, ma su questo, sono De Gasperiano, così altro. Voglio dire, quello è il suo ruolo, cioè, è il ruolo che nessuno glielo può contestare. Lo Stato laico non il problema è la Chiesa, però è non, la posso negare, che un'entità religiosa nel nostro paese non dica niente, però perché bisogna deve anche pensare alle pecore. Il Vaticano perché lo poi, sai meglio di me. Suor Lia, tocco qualcosa, Suor Lia, qualche aiutino alle persone in difficoltà lo dà, per esempio. Non è che la Chiesa sia proprio, anzi la Caritas, faccio presente, è la diocesi, cioè non è che proprio la Chiesa non faccia, io sono per riconoscere, sarei perché lo facesse lo Stato tutto quello che fa Suor Lia, tutto quello che fa la Carità, io sarei perché lo facesse lo Stato, pensati. Un attimo solo, avvocato Fratallone, così rinsaldo il mio laicismo. Però ci devi fare un bel percorso, Castagna. Da avvocato penalista che ha a fare con determinate questioni. Interrompo solo, non potrebbero più girare Peppone e Don Camillo. No, ma non ci sono. Mancherebbe l'antagonismo. Allora, secondo lei, avvocato, l'integrazione, guardando quel che sta succedendo anche nel nostro, in Europa, favorisce questa maggiore integrazione che sembrerebbe sia, darebbe adito appunto questo Ius Soli acquisito ipso facto, aiuterebbe una maggior sicurezza da cittadino, da avvocato che ha a che fare con le questioni penalistiche, che segue anche le vicende internazionali, o no? È un fatto, come è stato assolutamente no, assolutamente no, perché se vige, dopo ve la giro anche a voi come domanda, se vige la regola che chiunque entra a casa d'altri sul presupposto che lo Stato, ma ho sentito anche in altre trasmissioni che qualcuno nega che lo Stato sia la casa dei cittadini che hanno fondato, che pagano i tributi in quello Stato, che vi lavorano e che l'hanno creato col sacrificio dei loro nonni, ecco, se qualcuno entra in casa d'altri deve rispettare le regole di quello Stato, di quella comunità. Questo percorso lo si può ottenere facendo un obbligo di carattere di istruzione, un percorso formativo obbligatorio, ma questo è finalizzato alla integrazione. Si può stabilire quanti minori devono essere all'interno di una classe affinché non siano isolati o affinché non diventi una classe di stranieri dove non imparano nulla l'italiano, perché l'integrazione deve essere reciproca. Ecco, da questo punto di vista comprendere la cultura dell'altro, del diverso, è sempre utile. Anche perché è un cittadino italiano e ci mancherebbe altro. Questo per evitare inutili pregiudizi di cui non abbiamo bisogno. Cosa diversa è la sicurezza. Lo Stato ha il dovere di preservare la sicurezza, l'integrità del suo territorio, delle sue strutture, dei suoi cittadini.
Perché paghiamo lo Stato perché lo faccia, perché altrimenti saremmo prima delle tribù, quando ognuno si faceva ragione da solo. Le tribù furono costituite, il diritto romano un pochino ce l'insegna, proprio perché c'era, si pagava un tributo e qualcuno assicurava che quella comunità avesse un certo ordine. Pare che in alcune zone d'Italia funzioni ancora così. Funziona ancora così perché, si paga un tributo perché lo Stato formale è deficitario e c'è uno Stato parallelo che assicura in quel territorio che sì, si è stata rubata una macchina. Illegale, assicura in maniera è certamente illegale, che è in maniera illegale, ma ci mancherebbe altro. Però assicura che se è stato commesso un torto ci si rivolge alla Mamma Santissima e questo risolve il problema. Certo. Questa situazione ripristina l'ordine, poi magari quando viene il momento delle elezioni c'è il voto di scambio e ci sono le nomine dei forestali in misura di migliaia di persone, molti di più di quelle che ci sono in uno Stato straniero e magari in una singola regione. Ecco. Quindi lo Stato deve garantire la sicurezza. Faccio presente che c'è una postilla in questo disegno di legge che dice che comunque il Viminale si riserva, se ci sono motivi di sicurezza, di non concedere la cittadinanza. Ma è una postilla anche questa di bandiera, perché non ha nessun significato se abbiamo visto che di fatto è automatico il riconoscimento. La seconda cosa, l'ha detto Minniti, che questo sarebbe un modo per aumentare ancora l'integrazione. Ma ripeto, siccome uno vive già, va a fare la spesa in Italia, lavora in Italia, ha il welfare italiano, ha di fatto tutti i diritti, che bisogno c'è di andare a riconoscere questo di più? E questo è il passaggio. C'è qualcuno che a 18 anni lo si può ottenere entro un anno dal compimento della maggiorità, se si dimostra che si è rimasti tutto nel periodo precedente in Italia. Quindi è più, ripeto, una battaglia di bandiera volerlo attribuire a bambini che nemmeno sanno l'importanza della cittadinanza in quel momento. È una battaglia dal mio punto di vista. Però volevo dire una questione su Galantino, scusatemi, perché la reputo importante per i risvolti politici. Quando Galantino, che ricordo è il segretario generale della CEI, che si occupa di questioni italiane, perché non è il Papa che ha una visione mondiale, dice una cosa in Italia al Vaticano, ma si sta riferendo alle Filippine magari, quindi ha una visione oggettivamente più ampia. La CEI si occupa di questioni italiane, quindi riconosciamo, e ci mancherebbe altro, il diritto di intervenire su tutta la questione della comunità. Però la CEI dice il Papa non fa antipolitica, in realtà Galantino interviene contro la posizione assunta dal Movimento 5 Stelle. Ricordo che c'è stata una gazzarra, un bagarre in Senato, sia perché è stata messa in votazione questa legge, è stata calendarizzata, rovesciando il programma che c'era, che era quello di discutere dei vaccini oppure delle tesi dei Novax, come si chiamano, per i bambini. Quindi questa cosa ha scombussolato abbastanza i programmi dei partiti che si erano attrezzati per una battaglia politica in una certa direzione. La seconda cosa è che il Senato, a differenza della Camera, non basta che i voti favorevoli siano superiori ai contrari. Bisogna che siano superiori alla somma dei contrari e degli astenuti. Siccome il Movimento 5 Stelle si è astenuto, come il PD contrario, è andato in minoranza. Quindi c'è un problema operativo che attiene al regolamento del Senato, per cui la posizione dei cosiddetti grillini, diciamo, del Movimento 5 Stelle, ha rischiato di mandare in crescita il sistema. Ecco perché abbiamo la notizia tra ieri sera e stamattina di AP, il movimento di Alfano, se non sbaglio, che dice ma tutto sommato se ci saranno dei correttivi, ancora tutt'oggi io ho verificato le agenzie prima, non ci sono, lui non ha detto quali sarebbero i correttivi, sono disponibile a votare a favore, perché quei 4 voti di AP sono determinanti perché in Senato il Partito Democratico non ha la maggioranza e con il dubbio dei grillini il problema si pone. Capite questo tipo di legge che va a incidere realmente su quella che è la nostra storia, che uno lo possa accettare o approvare o meno, è determinato da 4 voti di Alfano, che ha cambiato più posti, più sedie in politica di quanti camici abbia cambiato io da quando sono maggiorenne. Ma in un governo è una cosa veramente indicibile, cioè non ha... Ma allora, vogliamo fare una battaglia di civiltà e questa battaglia di civiltà la diamo ai 4 parlamentari di Alfano? Cioè... Castagna, anche se tu sei filo tutto ormai, ma non puoi che essere d'accordo. Hai esaurito gli aggettivi. Prendo spunto, filo tutto. Prendo spunto da questa cosa che dice Bruno Cesaro, perché è importante. Cioè,
Cambiare le regole, perché uno Stato esiste perché ha un territorio, perché ha delle persone e perché ha un'organizzazione. Queste sono le tre regole del diritto pubblico e diritto costituzionale. Nel momento preciso in cui si cambia uno dei tre elementi e si decide che le persone non sono più sulla scacchiera le pedine bianche, ma sono le pedine nere, oppure sia le bianche che le nere, che è una scelta che uno Stato può fare... Da questo punto di vista, no, non era un riferimento ovviamente al colore di vestito. No, ma ci mancherebbe. No, per carità, ci mancherebbe. Solo per dire, si cambiano i criteri in base ai quali si stabilisce qual è l'elemento persone che costituiscono lo Stato. Ci vorrebbe, come in una qualsiasi associazione, che per modificare lo statuto di quella società ci sia una maggioranza qualificata, ad esempio di 2/3, come avviene nella più... normale, più banale delle bocciofile o delle associazioni. Perché andare a cambiare con 4 voti la legge che stabilisce chi è italiano e chi non lo è, rischia di rovesciare veramente tutto. Un governo che prima, per evitare un referendum sui voucher, abolisce una legge e poi la reinserisce penalizzando, ulteriormente penalizzando, e chiamandoli voucher bis. Esatto, io non so come con un paese del genere ci sia gente che vuole diventare cittadina di sto paese. Esatto. Guarda che proprio il vulnus del problema è: ma tu vuoi diventare cittadino italiano? Ma nasci, sei sicuro? Con un debito personale, ma noi ci tocca, ma loro lo scelgono. È incredibile, Castagna. Non solo che chi nasce qui da bambino, ma chi ci arriva fa ingresso successivamente, fa 3 anni di un ciclo formativo qualsiasi, diventa cittadino, può andare in un altro Stato europeo e non lo possono mandare via. Esatto, questo che volevo dire, questo che ho detto finalmente. Cioè, certo. Il vero peso specifico, che è come come quello dell'uranio arricchito, pesa tanto. Sì, diventi cittadino europeo, ma al di là del cittadino italiano che ti prendi un pezzo di debito pubblico e paghi un po' di pensione per tutti. Quindi non lo vedo nemmeno come... Le informazioni immagino Zaki li farà. Prego. Allora, andiamo rapidissimi... pubblicità, poi torniamo insieme. Secondo me c'è un business dietro anche sta roba.